Ringrazio Marcello perché sa, mi ha invitato, perché comunque sono le tematiche del mistero, dei corvi, degli scrittori maledetti, un po' sono sicuramente tematiche che si riscontrano anche nei miei libri, nei racconti e nelle poesie. E voglio ringraziare quindi Marcello e Sardegna Sotterranea per questa occasione. In effetti alcuni spunti delle poesie, il racconto finale che leggerò, traggono spunto da, ad esempio, l'ultimo mio libro, Ibridi del sistema, critica agli illuminati, e questa diciamo che è una delle ultime opere che ho pubblicato. Ecco, la poesia dal titolo Chi sei tu? Chi sei tu? Grano rosso di frumento, bocca violacea della notte che ascende. Ti muovi ipnotica come la fame di una Maria, vieni con me. Come una goccia che cade sul fianco a logorare le attese. Ti muovi donna Maria, sapevo che saresti venuta, nuda e graffiante nel vento dei sogni mala sorte. Chi sei tu? Grano rosso di frumento, bocca violacea, languido tormento. Collegata all'acqua, posso citare un esempio, ad esempio quando si parla di accabbadurasa, vale a dire femmina accabbadora in Sardegna, no? Che adesso Lamurgia ha fatto un bellissimo libro, insomma, che racconta in modo romanzato proprio la storia, che comunque elementi veritieri, basta andare a Luras, ma in altre località, soprattutto in Gallura, per vedere delle zone musealizzate su Saccabadora. Solitamente nella persona che aveva difficoltà al cosiddetto trapasso, specie per mali, in Sardegna ad esempio viene chiamato un male su male arereu, vale a dire un male ereditario, che è una forma, insomma, è un male cosiddetto quando una persona è in stato comunque terminale e non riesce proprio nell'atto del trapasso, viene portato al capezzale, soprattutto sotto la nuca, e posizionato quello che viene chiamato ugualeddu, vale a dire un ugiuali, quindi un piccolo giogo di bue, non il giogo grande che ovviamente deve, ma nel suo piccolo dovrebbe rappresentare quello, perché idealmente, scrive il Wagner, ne parla Dolores Duhr e altri autori, rappresenterebbe un traino, una chiave di traino del carro, il carro avendo le ruote sono cicliche, vale a dire il ciclo delle stagioni e del raccolto. Quello viene spesso associato, prima dell'atto in cui entrava anche in scena Savelma in Accabbadora, dalle interviste che abbiamo fatto, a quella che era una pratica anche dei Micini Ugo, vale a dire una pratica di medicina popolare, di buttare i chicchetti di grano per poter vedere se quella persona via la vigara per la puntua Ugo, e anche da chi, eventualmente, da quante persone, facendo proprio, e non è un gioco, insomma, il sistema del bicchierino, buttandoci dentro i chicchi di grano o di sale, ma soprattutto era il grano. Riprendiamo il nostro tragitto. Insomma, Mera Basanti con il suo bicchierino e in sostanza si metteva il carbone, insegnavano loro a non scottarsi, a fare tante queste cose, a fare il bucato, a cucinare. In tema di scarugna, però, un giorno, ad un certo punto, salì questo vescovo. Cioè, direttore, faccio un bel discorsetto per farvi capire bene di quello che sto parlando. Sono almeno 70 concentrati in un'isola, una roba incredibile. E tornando alla storia proprio di Sant'Antioco, si dice che lui fosse, non voglio usare il termine stregone, però uno che si prodigava di erbe per curare i mali, della pelle, le cose della vita, insomma. Quindi possiamo dire che già la prima cristianizzazione, molto invasiva, molto potente, c'è chi dice che fossero 100 questi vescovi, chi è convinto come Don Fosi, il rettore della chiesa di Sant'Agostino, che fossero addirittura 200. Comunque si arriva in una Sardegna molto superstiziosa, perché noi abbiamo un substrato storico, è ovvio, che si rifà al nuragico. E se andiamo al nuragico, basti vedere i bronzetti, adesso si parla molto di giganti, non di Monti Prama, però senza arrivare ai giganti di Monti Prama, i cucinatori, i guerrieri, eccetera, basta guardare le figure dei bronzetti alla cisterna, in modo tale che i bambini, qualora si fossero avvicinati alla cavità sotterranea e sarebbero sporti verso la cavità, correvano il rischio di cascare all'interno e di morire purtroppo affogati in quella che era una fonte di vita per eccellenza, che doveva dare l'acqua per vivere, per bere, ed in un castello così fonti non ce n'erano se non pozzi o cisterne collegate alle tettoie, e
insomma, i bambini avvicinandosi e vedendo questo spauracchio, questo pupazzetto, sì, ne guardavano bene dall'avvicinarsi, cioè stavano a debita distanza. Etimologia, molte parole che ricordano questi fatti legati all'acqua e ai corsi d'acqua, che sono sempre visti come un pericolo. E non vorrei spaventare gli inquilini del palazzo di sopra, ma la storia insegna che questo settore, lo ripeto, del castello, non è un settore che sta molto allegro, per il semplice motivo che è poggiato su una tremenda diaclasi, vale a dire spaccature in roccia, temutissima soprattutto dai piemontesi, nel 700 quando sono venuti hanno, si sono ben trincerati tutte le grotte, perché avevano paura che in caso di attacco qualcuno degli attaccanti avesse potuto fare una breccia nella roccia ed entrare in cunicolo nel sottosuolo. Avevano ragione, perché da sotto i nostri piedi si dipanavano spioni che venivano chiamati di Santa Lucia o Santa Luria. Santa Lucia ha una storia legata anche con un'altra chiesetta di Santa Lucia nel quartiere della Marina, è la chiesa in fase di scavo tuttora archeologico, è il luogo dove è stato trovato, era stato lanciato anche dagli studiosi quello che era stato chiamato il gigante della Marina, vale a dire un omone, non era veramente un gigante, un uomo mi pare alto circa 1,90 m, una statura insomma comunque elevata, e si diceva che quell'uomo fosse un cosiddetto soldato probabilmente francese. Francese è arrivato qua in città, si parlava forse del 700, però ci sono degli studi in fase di indagini per dirvi che tutta la zona del quartiere della Marina, ma anche questo quartiere, laddove ci sono chiese, prima dell'editto di Saint-Cloud del 1800, della legge cosiddetta napoleonica, che vietava l'uso seppellitivo nelle zone, diciamo, domestiche, nelle pertinenze vicine a casa nostra, quindi tutti si facevano più o meno la tomba a due passi dalla casa e molto spesso si seppelliva accanto alla chiesa di turno. Ecco, dal 1800 tutto questo viene cessato e questo mondo va veramente nel sottosuolo dei cosiddetti cimiteri. E anche nella zona del quartiere Castello, la stessa area di Santa Lucia aveva il suo cimitero privato. Vorrei ricordare che però il nome di Santa Lucia viene spesso invocato per quelle che sono le persone che hanno invidia verso le altre persone e alle quali qualcuno darebbe il potere, devi Gaia Ogu, di prendere, di mandare quella che viene chiamata, non è proprio una iettatura, attenzione, come insomma spesso si, lo iettatore a Napoli, insomma, si ricorda appunto la persona che lancia il cosiddetto malocchio, ci sono le formulette magiche tipo occhio malocchio fattura che non quaglia, non occhio malocchio prezzemolo e finocchio, insomma, quello è un altro film. Insomma, e anche in Sardegna ci sono delle cose molto carine che chiamano in causa invece Gesù direttamente, proprio per scacciare il malocchio. Vengono chiamati dalle nostre parti, meno da altre parti, sbrevi. Ricordatevi, più in voga l'argento che l'oro, argento perché lo usavano nelle posaterie i famosi nobili, tant'è vero che l'argento oggi si utilizza proprio un elemento d'argento, si chiama argento per l'appunto colloidale, no? Viene utilizzato in molte droghisterie, lo danno un amico che spesso mi chiama, guarda che un toccasana sanifica, fa questo e quello e quell'altro. Comunque leggendo in questa pubblicazione il nobile, ad esempio, perché il sangue blu, perché molto spesso con la posateria appunto il sangue andava ad assumere non proprio il blu ma una colorazione bluastra. Bibliografico, basta andare nel libro Storie di Castello, l'autrice Barbara Foïs, una medievista, che ha analizzato le fonti e racconta questa storia. Io, siccome vado a fondo ugualmente come molti studiosi nelle fonti, mi sono ritrovato altri elementi nel breve di Villa di Chiesa. Quindi nel breve di Villa di Chiesa ci sono la raccolta delle leggi appunto che riguarda soprattutto Iglesia. In altre zone ci sono alcuni di questi. Sono nella scacchiera il bianco e il nero. Il bianco e il nero è il bene e il male. Anche nelle chiese, pavimento, insomma, ricorre. E anche, ha detto, un simbolo massonico, perché c'è una storia anche della massoneria. Molti ogni tanto, quando si cita la massoneria, come se hanno timori, cioè sono chiamati cosiddetti, insomma, uccellacci di Dracula, vale a dire pipistrelli. Per quanti ne ho visto sotto a terra, insomma, non è mai successo niente. Anche molte signorine che sono venute con in grotta con i capelli lunghi, non gli si è mai attaccato sui capelli. Poi qualche spedevo, oh no, mi si è attaccato, no, al massimo sfiora la testa, però veramente, non so. Insomma, verso, secondo alcuni, poi l'eternità, verso il paradiso. Ci sono dei libri, vengono chiamati libri dei morti, conservati in alcune chiese, abbiamo delle storie tristi, macabre, ma al tempo stesso profonde su questa, su tutto quello che è avvenuto a Cagliari. Concludiamo che il Manzoni ha scritto, lo sappiamo bene, che si sposi, che si è rifatto un periodo storico molto interessante, della nuova, anzi, forse è bene leggere la traduzione, perché dà l'idea su tutti i commenti che potremmo fare dopo. Calma.
caldo. Un po' è caldo. Allora, siccome ci sono varie traduzioni in rete, insomma, vi preghiamo di non darvi molto seguito. Questa è tradotta dal libro Cagliari nel lontano 1600. Dice: ai traditori del re, insomma, sintetizzata, parte però in questo caso para perpetua nota de infamia, e qui manca, sarebbe per la nota perpetua dell'infamia, cioè per persone che si erano macchiate di un fatto infamante. Bravo! Quando si poteva passare. No, ma non hai visto che via delle forche che veniva utilizzata era una strada costruita in neppure costruita, era il declivio collinare di Calcare, e sul Calcare vi erano i segni dei carri che avevano solcato appunto con le loro ruote questa strada, con un po' di guide. Alcuni dicono che forse era una strada antica realizzata dai romani, ma fianco a questa strada gli archeologi che stavano indagando la storia di questo sito hanno rinvenuto un'altra strada con l'acciottolato che all'interno degli stessi ambienti sotterranei. Abbiamo anche avuto la possibilità di fare foto, altre ci sono state donate proprio dalle monache, in realtà non le abbiamo mai pubblicate proprio per il rispetto, insomma, di questo sito, perché è un convento di clausura delle monache cappuccine, lo ricordiamo. Però la cosa molto singolare è che il convento sorge veramente in un compluvio a croce tra il quartiere di Castello e il sottostante quartiere di Stampace che incontra la Marina, vale a dire Stampace siamo nella piazza Ienne, no? Mentre il quartiere della Marina poco dopo la via Manno, e storicamente è ovvio che non c'era proprio questo grande distinguo tra i quartieri, c'erano la costruzione delle mura, però con i passaggi sotterranei che sono presenti sotto questo convento si comunicava da una parte all'altra. Signori, per farvi giungere il nostro gruppo, poi tra le mole siamo arrivati in chiesa, saremo un attimo per bloccare. Aumenta la gente. La vita, abbiamo parlato della storia, mi dispiace siano appena andati via, ma ci arriva ancora la bella aria fresca ogni tanto di Zara. Ed esattamente cosa avviene? Che un luogo che è stato detto più volte anche dalle commesse come se fosse infestato. La luce si aspetta perché non lo aspetta allora. Ed erano molto singolari, tutti fotografati, e mi dimentico sempre, vorremmo pubblicarle queste cose, ma insomma con tante cose che stiamo proponendo ci viene poi difficile soffermarci solo su una. L'altra cosa particolare però, che non mi sono più spiegato, io luogo fortunato un vaghetto sfortunato, a destra, qui parla di una chiesa dedicata eccetera, dice che i nazionali, i genovesi edificati, parla della storia della chiesa, edificata appunto dalla circondante di Taleggio, giorni dell'anno, sui 200 punti in casa. Come mai? Punto di domanda. È probabile. La signora doveva farsi perdonare la distruzione della chiesa. È probabile anche questo. Comunque, sotto la chiesa cosa abbiamo trovato? Una cripta enorme, lo dico anche a voi perché posso dimostrarlo quando volete, una cripta enorme con un sarcofago in mezzo all'acqua fognina. Thank you.
svolto, le sue statue e le sue opere d'arte molto spesso e purtroppo che sono state trafugate o che sono andate perdute. Ad un certo punto questa chiesa assume una storia di un'importanza tale che viene ammirata da tantissimi personaggi della cosiddetta Cagliari di Riccione. Nella storia che ha a che fare con un Giacomo bellissimo che è venuto nel lontano 1600, anzi sul fine del 500. Questo miracolo è avvenuto, allora quando un viceré che era Don Lopez di Ariano, di Consanda, entra in questa chiesa perché un bambinello che veniva considerato un bambino maniaco perché esattamente poveretto era stato ricoverato nell'ospedale di Sant'Antonio. Cosa è pensato? Non dimenticate che la chiesa del Santo Sepolcro, e non è un'utopia, viene descritta in un libro ottocentesco di quello che viene chiamato il papà della teologia sacra. Se ne frega molta gente, abbiamo una basilica a Fabio Pestino, che è la basilica di San Sant'Antonio, una storia spettacolare, e la percezione della teologia domani saremo a Sassai, al castello di Ormigliosa, in zona Sirius, per un tour sotto le stelle e che sicuramente sarà presso le altre, perché siamo a 45 minuti di distanza da Cagliari, a 50 km per conto proprio, e il raduno ce l'abbiamo alle ore 19:30, per chi non mi conoscesse, e insomma questa passione per la Cagliari sotterranea, per la storia indagatrice dei nostri luoghi, è nata più o meno marinando la scuola nell'area di Tosicello, in parte valorizzata, ma in gran parte che andrebbe valorizzata oggi. Grazie per la vostra presenza, spazio alla poesia di Fabrizio. Siete in ostaggio della poesia, un minuto soltanto, 2 minuti al massimo. Questa poesia è dedicata a Allen Ginsberg, fondatore della Beat Generation. Respira, riprendi fiato, guarda Ale, come continuano a prostrarsi al volo in millennio, fanno sacrifici a Molo, camminano sulle fiamme incredibili e lasciano ancora che la povertà ci annienti, poveri spacciatori di illusorie e speranze, nell'incavo dell'agenda a tributare sacrifici umani per voi è solo un mezzo. Ascolta ancora una volta Ale, guarda, morte e sbatti sfiniti, osserva questo muro moderno che sviscera le metropoli, che s'annida nella rete e divora tutti quanti con la sua bocca fumante, sacrifici e sacrificatori. Per la gioia di questi cananei industriali bruciano l'etere di scariche umane e Molo che il re dei re, perdonaci, ma nulla è cambiato. Grazie a tutti.